Saman aveva un fidanzato, lo chiamava di nascosto, con il telefono della madre. Gli aveva detto: se non mi senti entro 2 giorni, chiama i carabinieri. La 18enne sapeva di correre un rischio. Il 29 aprile alle 7 di sera la telecamera dietro la casa riprende 3 uomini. Sono lo zio Danish, 33 anni, i cugini Nomanullah e Ikrami Yaz, 34-29 anni. Hanno una pala, un sacco, un piede di porco, altri arnesi. Secondo l'accusa vanno a scavare una fossa nelle campagne vicine. Il giorno dopo, racconta il fratello, la ragazza litiga in casa, vuole i suoi documenti. Prima si allontana da sola, poi a mezzanotte esce con i genitori, indossa il velo musulmano, ha uno zainetto chiaro, forse spera di poter partire. Secondo gli investigatori, invece, viene affidata allo zio e suo padre ritornerà con uno zaino in spalla.